Codemotion. Codemotion, primo giorno, Facoltà di Ingegneria di Roma 3. Siamo con Ivano Greco, amico nostro, una nuova piattaforma, un nuovo servizio in fase di lancio. Ci facciamo raccontare subito di che cosa si tratta e soprattutto la tua idea, che problema risolve. Ma allora, noi siamo partiti pensando a un meccanismo che esiste nella realtà, che è il meccanismo del passaparola. Quindi ognuno di noi ha delle attività commerciali preferite, dei servizi che utilizza quotidianamente, però il problema è che queste attività preferite di ciascuno di noi non vengono condivise con gli amici a meno che questa informazione non venga chiesta in modo esplicito. Ecco, la vostra piattaforma invece rende un po' più automatico il fatto di condividere questo tipo di valore di informazione? Esatto, noi quello che diciamo è condividiamo all'interno di una piattaforma quelle che sono le nostre attività preferite insieme ai nostri amici con la community e questo sostanzialmente può cambiare i comportamenti di acquisto degli amici e delle persone che vedono le nostre raccomandazioni. Ecco, però vi muovete in un mercato che mi sembra anche abbastanza popolato. Che tipo di mercato è e che opportunità avete? Allora, sicuramente il mercato è un mercato molto competitivo perché è il mercato della pubblicità geolocalizzata, quindi è un mercato che a livello mondiale vale più di 800 miliardi di dollari e comunque è popolato da grandi player come Foursquare, Facebook, Google, Groupon. Quindi hai dei nemici non banali, diciamo così. Allora, come cerchiamo di differenziarci? Esatto. Allora, quello che stiamo facendo, quindi Amico Nostro è una piattaforma sociale di commercio elettronico che si basa su un gioco di passaparola fra gli utenti e le attività commerciali. Quindi gli utenti possono raccomandare le loro attività commerciali e costruire quindi insieme agli amici una rete di passaparola. Questa rete di passaparola è disponibile per le aziende che vogliono vendere attraverso la piattaforma. Quindi le aziende possono utilizzare la rete in senso inverso per andare a trovare gli utenti che sono interessati ai loro prodotti. E in questo modo sostanzialmente si crea un canale a due vie che può essere di interesse per entrambe le parti. Hai detto che una componente importante è quella del gaming, quindi c'è un elemento di gamification. Di che cosa si tratta in particolare? All'interno di questa dinamica vengono individuati delle persone che sono particolarmente influenti sui comportamenti di acquisto degli amici. Queste persone vengono chiamate opinion leader e sono appunto dei soggetti che chiunque può diventare un opinion leader per una determinata attività commerciale. Quando si diventa opinion leader ci sono una serie di benefici, in particolare sono due benefici. Il primo è un beneficio di tipo economico, siccome la piattaforma Amico Nostro incassa sulla base delle transazioni che vengono generate sulle vendite fatte dalle attività commerciali, una parte della commissione che noi incassiamo la diamo agli opinion leader, quindi agli utenti che sono influenti sui comportamenti di acquisto. E l'altro è un aspetto legato all'interesse da parte dell'attività commerciale a avere un rapporto privilegiato con chi è in grado di portargli tanti amici e tante persone e quindi riempirlo di regali sostanzialmente. Questo è il modo per motivare. Ecco, l'ultima domanda però è il vostro modello di business, di questi soldi che girano voi come fate a mettere qualcosa in tasca? Allora, quello che prendiamo noi è una percentuale sulle commissioni, sulle transazioni che vengono generate all'interno della piattaforma. Quindi tutto ciò che passa attraverso la piattaforma permetterà di avere una revenue da parte nostra. Tutto ciò che passa fuori dalla piattaforma sarà un servizio gratuito per gli utenti. Pensate anche a pubblicità? No. Grazie. Grazie anche come utente. Speriamo, ok. Grazie a te. Codemotion.